Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni che inizia così, in principio era il verbo. In principio sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. Oggi il Vangelo dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù esisteva prima, prima dell'inizio delle cose prima dell'universo, prima di tutto. Egli è prima dello spazio e del tempo. E in lui era la vita, prima che la vita apparisse. San Giovanni lo chiama verbo, cioè parola. Che cosa vuol dirci con ciò? La parola serve per comunicare. Non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla a qualcuno. Quando noi sulle strade vediamo gente che parla da soli, diciamo che questa persona qualcosa le succede, no? no? Noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il fatto che Gesù sia fin dal principio la parola significa che dall'inizio Dio vuole comunicare con noi, vuole parlarci. Il figlio unigenito del Padre vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio, è la luce vera e vuole allontanarci dalle tenebre del male e dalla vita, lui è la vita che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama, ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi. Gesù è la parola, la parola eterna di Dio che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi. E per farlo è andato oltre le parole. Infatti al cuore del Vangelo, del Vangelo di oggi, ci viene detto che la parola si è fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Si fece carne. Perché San Giovanni usa questa espressione carne? Non poteva dire in modo più elegante che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c'è nulla che Egli desdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello e cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità, proprio lì dove noi ci vergogniamo di più, dove tu e tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio. Si fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo. Entra nella nostra vergogna per farci fratello nostro, per condividere la strada della vita. Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un vestito che si mette e si toglie, no. Non si è più stancato, staccato dalla nostra carne, neppure stancato, no. E non si separerà mai, ora e per sempre, egli è in cielo, col suo corpo e carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità. Potremmo dire che l'ha spossata. A me piace pensare che... Quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla, gli fa vedere le ferite della carne, le fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. E questo è Gesù, con la sua carne è l'intercessore. E anche ha voluto portare i segni della sofferenza. Gesù, con la sua carne, è davanti il Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n'è andato. È venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamoli con fiducia. Apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche, ognuno conosce bene, invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo che lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà. La santa madre di Dio nella quale il Verbo si fece carne ci aiuti ad accogliere Gesù che bussa alla porta del cuore per abitare con noi. Angelus Dominus, un Maria e concepite del Spirito Spiritus Sancto Ave Maria grazia plena Dominus tecum benedicta tu mulieribus e benedictus frutto ventris tu Iesus. Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc in ora mortis nostre, amen eucristilla domini fiat mi secundum verbum tuum ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedetto fructus venti tu Jesus. santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen un caro factum est ed abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta in mulieribus e benedicto frutto ventri tu, Jesus. Sancta Santa Maria, Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut inie promissionibus Christi. Grazie in an Tu, Anquestum Domine, mentre i nostri si infunde, uti in angelo annunciante, Christi Filii incarnazione in carnazione per passione meios et crucem, a resurrezion e gloria per ducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et, et nunc et semper et in, in saecula saeculorum amen pro fidelibus vos de fontis regim aeternam donaeis domine Lux et tu lus perpetua lucia deis pecchiant in pace amen. amen sit nomen domine benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum aiutai nostrum in nomine domini qui fecit caelum et terra Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rinnovo a tutti voi i miei auguri per l'anno appena iniziato. Come cristiani rifugiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui con l'aiuto di Dio lavoreremo insieme per il bene comune, mettendo al centro i più deboli e svantaggiati. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, nostra casa comune. È vero. C'è la tentazione di prendersi cura soltanto dei propri interessi. Continuare a fare la guerra, per esempio, concentrarsi solo sul profilo economico, vivere edonisticamente, cioè cercando solamente di soddisfare il proprio piacere, c'è quella tentazione. Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza. In un paese, non ricordo quale, per fuggire dal lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Ma quella gente che è gente buona, ma non ha pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra, negli ammalati, soltanto fare le vacanze, fare il proprio pacere. Questo mi ha dolorato tanto. Rivolgo un particolare saluto a quanti iniziano il nuovo anno con maggiori difficoltà, ai malati, ai disoccupati, a quanti vivono situazioni di oppressione o sfruttamento. E con affetto desidero salutare tutte le famiglie, specialmente quelle in cui ci sono bambini piccoli o che aspettano una nascita. Sempre una nascita è una promessa di speranza. Sono vicino a queste famiglie. Il Signore vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica, pensando sempre in Gesù che si, è si è fece carne proprio per abitare con noi. Nelle buone e nelle cose brutte, sempre. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.